Grandi eventi per la prossima primavera ed estate a Torino, è quasi pronto l'abito da sera, presentato Torino. Che spettacolo! Turisti a Torino, per il 25 aprile atteso un altro boom come quello registrato lo scorso weekend di Pasqua. Stati generali della logistica del nord-ovest ad Alessandria, l'incontro tra Piemonte, Lombardia e Liguria, da cui capiremo quale ruolo assumerà. La festa della liberazione e il suo significato oggi tra eventi e testimonianze. Ne parliamo con Matteo D'Ambrosio, direttore della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, nostro ospite. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG Piemonte, l'informazione regionale di GRP Televisione. Lo avete sentito anche dal nostro sommario. Apriamo con Torino, che spettacolo, perché questo è il titolo della campagna di comunicazione che il sindaco di Torino Stefano Lorusso ha presentato. È una campagna, quella di Torino, che spettacolo, con la quale la città annuncia i grandi eventi della primavera estate in arrivo. 2800 manifesti saranno affissi in diversi luoghi di transito della città. Per la festa patronale di San Giovanni si sta inoltre organizzando lo spettacolo pirotecnico, naturalmente nel rispetto delle norme. Scopriamone di più. Sono in arrivo grandi eventi. Il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, presenta la campagna di comunicazione Torino. Che spettacolo! Ci tenevamo a presentare la campagna di comunicazione che viene lanciata oggi, Torino che spettacolo, e la campagna di comunicazione che accompagnerà tutti gli eventi della nostra primavera, a partire dall'Eurovision, ma che di fatto sarà una campagna che accompagnerà in generale tutta la grande iniziativa che in qualche modo lanciamo e che accompagnerà il mese di maggio, il mese di giugno, e poi vedremo i prossimi eventi. È una campagna che viene oggi lanciata nelle principali stazioni italiane, nei principali aeroporti, e da oggi in avanti sarà presente in tutta la città. Torino che spettacolo si commenta da solo, l'obiettivo è quello appunto di associare anche in qualche modo, oltre che all'evento in sé, anche la città come elemento di spettacolo, di promozione che vogliamo mettere in campo, e proietta Torino anche in una dimensione regionale. Nel payoff viene richiamato il Piemonte come elemento, come dire, che caratterizza la nostra offerta turistica. Questa campagna verrà poi declinata nei diversi strumenti, Eurovision, Salone del Libro e gli altri eventi, e sarà una campagna che in qualche modo noi promuoveremo di concerto con gli altri enti nel nostro territorio. I Fuochi a San Giovanni sono in fase di predisposizione, come abbiamo avuto modo di dire. L'idea è quella di attivare una procedura per farli in sicurezza e farli anche nel rispetto di quelle che sono in qualche modo la tutela, diciamo così, del rumore e del lavoro che sta seguendo direttamente l'assessore Carretta. C'è un fitto calendario di eventi intorno all'Eurovision, il cosiddetto Eurovision Off, attraverso proprio sul Village. Saranno davvero giornate estremamente, dico anche divertenti, per i torinesi e per le tante persone che verranno a Torino. Il nostro obiettivo è che, a partire da quello che sta per capitare, credo davvero che possa essere un buon segnale di ripartenza, anche di uno spirito che vogliamo far nuovamente decollare, e anche un po' di orgoglio dei torinesi per la loro città. Parliamo ora di turismo, perché si avvicinano altre date festive che per il turismo locale potrebbero rappresentare un'ulteriore iniezione di profitti. Secondo CNA, infatti, proprio tra il 25 aprile e il 1 maggio in Piemonte arriveranno 1 milione di turisti. Dopo l'ottima affluenza turistica lo scorso weekend di Pasqua, in cui a Torino sono state occupate 96 camere su 100 con una cifra media di 135 euro a notte in albergo, secondo un'indagine di CNA Turismo, nel periodo tra il 25 aprile e il 1 maggio in Piemonte è atteso 1 milione di turisti, in particolare piemontesi e italiani, ma non mancano gli stranieri.
Finalmente Torino torna ad ospitare grandi eventi, dalle ATP Finals agli Eurovision Song Contest, che hanno importanti ricadute sulla promozione e sulla crescita del territorio. Bisogna però assicurare una continuità degli eventi, osserva Filippo Provenzano, segretario della CNA Torino, mentre Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino, ha commentato: i dati di Pasqua non si vedevano dalle Olimpiadi del 2006. E nella prima Pasqua di apertura dopo la pandemia, il Museo Egizio di Torino ha fatto il pienone di visitatori. Per accogliere tutte le richieste di prenotazione, il museo ha dovuto estendere l'orario di apertura. Un grande successo che segna il ritorno di una quasi normalità, con numeri vicini al pre-Covid. Sentiamo. Siamo con Paola Matossi, direttore della comunicazione del Museo Egizio di Torino. Direttore, allora, la gente ha voglia di bellezza, di arte, di cultura, importantissimi numeri per questo weekend pasquale, numeri importantissimi anche per il Museo Egizio. Sì, assolutamente, siamo molto soddisfatti di qual è stata l'affluenza in questi giorni, che è stata già molto buona dal giovedì prepasquale, e abbiamo raggiunto nel totale oltre 18.000, quasi 19.000 presenze, che vogliono dire presenze assimilabili alle Pasque pre-Covid. Quindi sono risultati importanti. La leggera flessione di fatto non è una flessione, è cambiato il sistema di accesso, cioè oggi c'è l'obbligo di prenotare una fascia oraria, per cui il pubblico è meglio distribuito in tutto l'orario di apertura del museo, che tra l'altro durante il periodo pasquale è stato ampliato fino alle 21, proprio per soddisfare le grandi richieste che erano già giunte con anticipo, prenotazioni già di un mese prima, eccetera. E quindi, insomma, sicuramente la grande voglia di ritornare dai musei dopo 2 anni in cui non c'è stata la possibilità di frequentarli. Il tempo è stato un tempo ottimo, che ha promosso sicuramente anche un turismo meno di prossimità, cioè anche un turismo fuori Piemonte, in certi casi anche dall'estero, per cui diciamo siamo molto molto contenti di rivedere il Museo Egizio, le sale piene di visitatori, ecco. Ritornano anche le scolaresche. Sì, assolutamente, da febbraio c'è stato un ritorno progressivo, marzo hanno ripreso con dei buoni numeri, e quindi anche questo è un tipo di attività che si sa è peculiare per il Museo Egizio, che sta riprendendo. Le scuole ritornano, soprattutto le scuole elementari, vedremo verso più periodo estivo le scuole che venivano dalla Francia nei mesi di giugno se ritorneranno anch'esse, però devo dire che il pubblico scolastico sta ritornando bene, con serenità, con tranquillità, e ad apprezzare tra l'altro i percorsi didattici che sono stati rinnovati. E si può anche dire che è stato fatto un'aggiunta, diciamo un'eredità della pandemia, è stata offrire anche un'offerta didattica da remoto e dare la possibilità alle scuole che sono distanti di visitare il Museo Egizio comunque con un egittologo in presenza che li guida. Quindi se noi andiamo a vedere numericamente quante scuole sono in presenza e quante scuole visitano virtualmente il Museo Egizio, sono dei numeri davvero importanti che superano le 100 classi al giorno, quindi siamo molto contenti. Cambiamo ora decisamente argomento e andiamo a dare la consueta occhiata alla situazione Covid nella nostra regione. I nuovi casi positivi sono 4.007, 6 le nuove vittime nelle ultime ore, 2 ricoveri in più in terapia intensiva, 24 in totale, e 4 in più negli altri reparti ordinari, totale 810. Passiamo ora a parlare dell'emergenza ucraina. Secondo l'ultimo aggiornamento del coordinamento regionale per l'emergenza profughi, finora in Piemonte ne sono stati accolti 9.653, di cui 1.473 bambini che sono già a scuola. I dettagli. Mentre in Europa orientale il conflitto è in continua escalation, continuano ad aumentare gli ucraini in fuga. La vasta rete di accoglienza attivata da inizio guerra ormai si è intensificata. In Piemonte i profughi ucraini accolti sono 9.653, di cui la maggior parte, 8.523, sono ospitati dalla rete di accoglienza spontanea, familiare o da conoscenti. I restanti rifugiati sono ospitati nelle strutture individuate dalla Protezione Civile Regionale, nei CAS, centri di accoglienza,
accoglienza straordinaria e attraverso il SAI, il sistema di accoglienza e integrazione sotto il coordinamento delle prefetture. Tra i profughi finora arrivati sono già 1.473 i bambini inseriti nelle scuole piemontesi e quanto emerge dall'aggiornamento del coordinamento regionale per l'emergenza profughi. A livello provinciale anche questa settimana il numero maggiore di rifugiati con 2.914 persone è sempre in provincia di Novara, dove è insediata la percentuale più alta della comunità ucraina residente già da tempo in Piemonte. Segue il torinese con 2.028 profughi. Attraverso i canali attivati dalla regione infine si sono rese disponibili ad ospitare i profughi in arrivo sul territorio 4.877 famiglie piemontesi. Sul fronte sanitario sono stati registrati 3.874 tamponi Covid e sono 1.621 i rifugiati che hanno ricevuto il vaccino. Sopralluogo e verifiche oggi nell'edificio di via Arnaldo da Brescia 16 ad Alessandria, dove l'11 dicembre 2021 Monica Prendin morì nell'incendio divampato nella sede della scuola di musica Tambour Voice. Accompagnato dai vigili del fuoco ha ispezionato i locali Giuseppe Cresta, a cui è stata affidata la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero. Presenti anche i periti per le parti civili, familiari della vittima e il musicista Giovanni Bernini, oltre a quelli dei 5 proprietari della struttura. Questi ultimi sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto per poter prendere parte all'accertamento tecnico irripetibile. Ancora sotto sequestro la parte inagibile, compreso l'appartamento dell'anziana madre della Prendin, confinante con quello andato distrutto. Si deve chiarire se sia stato l'incendio a far crollare il tetto o se il cedimento del tetto abbia scatenato il rogo facendo cadere una trave caduta su una stufa a gas. Giovanni, decisamente argomento ora è perché si sono conclusi i lavori degli stati generali della logistica del nord-ovest che hanno visto le regioni Piemonte insieme alla Liguria e alla Lombardia confrontarsi con gli stakeholder del settore sui temi importanti per il futuro della logistica. Gli incontri si sono tenuti ad Alessandria all'Università del Piemonte Orientale con l'organizzazione dell'evento insieme alla Fondazione Slala. Per la Liguria abbiamo sentito il presidente della regione Giovanni Toti con l'assessore alla logistica Andrea Benveduti. Sentiamo. Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, presente agli stati generali. Ecco, come può avvenire quindi il rilancio della logistica? Il rilancio della logistica sta già avvenendo con i rilanci del commercio e la ripartenza del mondo dopo il Covid. Più si ingrandiscono i porti della Liguria, più abbiamo bisogno di terreno alle nostre spalle, ovviamente per tutta la filiera della logistica. Dobbiamo costruire al più presto un'infrastruttura di terra che sia competitiva con l'infrastruttura a mare. Malgrado l'impegno, si sono accumulati alcuni ritardi, secondo lei? Il mondo è sempre un po' in ritardo, specie quando 2 anni di pandemia bloccano sia gli spostamenti sia la programmazione, non avendo certezza del futuro. Però credo che l'accelerazione sia poderosa. I lavori della diga di Genova, l'entrata in funzione del terminal Bettolo, la piena operatività del terminal di Vado, la costruzione del terzo valico, il passante, l'autoparco su Genova, gli investimenti sono decisamente imponenti, occorre allargare questo spettro. Fondamentale in questo processo il ruolo della regione Liguria e qual è il punto delle infrastrutture? Pensiamo al terzo valico. Beh, l'infrastruttura per noi sapete bene che è un passo essenziale per ogni ipotesi di sviluppo. E da tempo stiamo combattendo, lottando, stiamo portando avanti i progetti. Il terzo valico è ben avviato, la parte del valico l'ho visitata l'estate scorsa, è un lavoro veramente impressionante, sono gallerie di chilometri e chilometri nella roccia viva. Per noi è importante però che poi si allinei poi tutta la logistica e le infrastrutture anche poi allo sbocco del terzo valico in direzione nord, Milano, le varie tratte tra Tortona, Voghera, Pavia e verso Milano, che altrimenti ci troveremmo magari ad avere qualche collo di bottiglia che renderebbe meno efficace la portata di questo fondamentale sbocco verso nord. Qui ci troviamo ad Alessandria, si parla spesso di retroporto in questo caso, qual è il significato? Vogliamo spiegarlo a tutti? Ma il retroporto semplicemente è una forma di portualità separata, nel senso a Dubai per esempio
ci sono spazi enormi, attaccati alla costa, non c'è niente, c'è deserto, quindi è facilissimo fare una banchina lunga 25 km e dietro tutto lo spazio che vuoi per andare a movimentare, ma non solo a depositare container, anche a fare, che sono quelle che poi porteranno valore più importante, lavorazioni aggiuntive, che vuol dire vuotare, ricomporre dei container addirittura, estrarre la merce, fare qualche tipo di manipolazione e rispedire la merce. Ed ora a Cuneo e dintorni, dove sono iniziati e proseguiranno fino al 26 di aprile incontri, spettacoli di teatro, testimonianze e musica live per festeggiare la liberazione e approfondire il ricordo della lotta partigiana nata proprio nelle sue valli. Scopriamone di più. A Cuneo sta per partire la seconda edizione di Resistenze per valorizzare e ricordare quella che è una ricorrenza decisamente unica del 25 aprile. E lo fa grazie alla collaborazione, alla partecipazione di tutti questi eventi che sono previsti a partire dal 21 fino al 26 aprile, grazie anche appunto all'ANPI Cuneo. Quest'anno, dopo 2 anni di pandemia, ritorniamo a fare degli eventi esterni, perché per 2 anni l'abbiamo fatto in streaming con la partecipazione di varie persone, di vari giovani, ma siamo molto felici che soprattutto il 24 aprile, la sera che precede la festa nazionale della liberazione, ritorna la fiaccolata. La fiaccolata nel comune di Cuneo, per le vie della città, speriamo con una voglia di nuovo di essere presenti. Con la partecipazione, speriamo, dei giovani, perché sono loro il nostro futuro, sono loro che, grazie al sacrificio di tanti, godono oggi come oggi della libertà e della democrazia e dei diritti civili, quei diritti che in quegli anni lì del fascismo sono stati negati a tanti. Oggi come oggi vediamo intorno a noi purtroppo dei paesi che questi diritti non le hanno. Noi dobbiamo essere fieri delle conquiste avute, delle conquiste che sono state fatte in quegli anni, ma la libertà è una grande cosa, dobbiamo difenderla ogni giorno, perché non basta averla conquistata, ma la libertà non è per sempre, di punto in bianco l'abbiamo notato in questo biennio. Con la pandemia la nostra libertà è stata limitata, ma oggi come oggi, che vicino a noi, non lontano da noi, c'è la guerra, noi dobbiamo essere molto contenti di quello che significa un paese in pace, un paese in pace che fa parte dell'Europa. Ci spostiamo ad Alba perché domani prende il via la 44esima edizione della Fiera Nazionale Vinum, appunto, di Alba. L'appuntamento è per tutti gli enoturisti e wine lovers per 3 weekend di metà primavera, da sabato 23 a lunedì 25 aprile, sabato 30 aprile e domenica 1 maggio e nel fine settimana del 7 e 8 maggio. Questo nella città di Alba che sta scaldando i motori in vista della Global Conference on Wine Tourism. Nei prossimi giorni Alba si trasformerà così in una grande enoteca a cielo aperto, nella più grande enoteca a cielo aperto d'Italia. Saranno oltre 700 le etichette in degustazione, offrendo una panoramica su circa 400 produttori, i cui vini verranno proposti in abbinamento con lo street food ed langa, valorizzando l'eccellente qualità delle ricette della tradizione riproposte dai borghi albesi sotto il cappello della giostra delle 100 torri, tornando in piena sicurezza a vivere gradevoli momenti di socialità nel centro storico cittadino. Il servizio. Teatro, musica, spettacolo, danza, arte, illuminazione scenografica. Sono tante le forme in cui Aperto per Cultura farà rivivere i 7 comuni dell'Alessandrino. A Palazzo Monferrato sono state annunciate tutte le date degli spettacoli culturali e degli appuntamenti enogastronomici previsti ad Alessandria, Valenza, Novi Ligure, Tortona, Casale, Acquiterme e Ovada. Esserci insieme uniti, è un po' questo il motto di Aperto per Cultura che torna in tutta la provincia di Alessandria, lo fa da maggio fino a settembre. Ecco, come siete riusciti a costruire questo grande evento unico? Siamo riusciti, grazie all'impegno e alla buona volontà degli amministratori dei comuni centri zona. Noi abbiamo messo
un po' di buona volontà da parte nostra nel tentativo di amalgamare un insieme che però voleva essere amalgamato, voleva lavorare per fare un qualche cosa di bello, uguale come formato ma differente come contenuti, perché ogni centrozona ha la possibilità di valorizzare le sue caratteristiche, le sue peculiarità, ma all'interno di un unico filo conduttore che appunto è Aperto per Cultura. Sarà quindi un festival di Aperto per Cultura che si aprirà a maggio, alla fine di maggio, 26, 27 e 28 proprio nel capoluogo, quindi ad Alessandria, per toccare poi, come detto, tutte le città centrozona della nostra provincia e concludersi poi a settembre con le ultime due appuntamenti, uno a Novi e l'altro a Tortona, in mezzo abbiamo detto Acqui, Valenza, Ovada, Casale Monferrato. È un format che unisce le eccellenze del territorio dal punto di vista culturale, con performance teatrali, musicali, alla grande ricchezza enogastronomica che le nostre terre e la sapienza dei nostri imprenditori in questo campo possono e sono in grado di offrire. Chi vuole partecipare a questi eventi dove può consultare ogni piccolo dettaglio? C'è un sito dedicato che è proprio www.apertopercultura.net che contiene e conterrà tutte le informazioni di ogni singola edizione con il dettaglio di quelli che saranno gli eventi di ogni edizione. C'è un'app scaricabile gratuitamente che si chiama Aperto per Cultura e che sarà anche geolocalizzata e quindi potrà guidare i visitatori all'interno degli appuntamenti di ogni singolo evento in tutte le città, e naturalmente ci sono tutti i social con la pagina, ad esempio la pagina Facebook ufficiale Aperto per Cultura, la pagina Instagram e tutti gli altri social che contengono tutte le informazioni e saranno costantemente aggiornati. Questo naturalmente era il servizio a Palazzo Monferrato ad Alessandria, dove sono state annunciate, le avete sentite, le date di un grande evento della primavera estate piemontese che vedrà coinvolti 7 comuni centrozona dell'Alessandrino in una serie di appuntamenti coordinati sotto il cappello del format, lo avete ascoltato, Aperto per Cultura. Ora la nostra pagina sportiva con il calcio. Dopo il successo in Coppa Italia, la Juventus torna a pensare al campionato e alla sfida contro il Sassuolo. Dybala potrebbe tornare titolare per completare il tridente con Morata e Vlahovic. Sentiamo. Dopo il successo dell'Allianz Stadium sulla Fiorentina, grazie ai gol di Federico Bernardeschi e di Danilo, che è valso l'accesso alla finale di Coppa Italia, la Juventus torna a pensare al campionato e alla delicata trasferta contro il Sassuolo, in programma lunedì 25 aprile alle 20:45. Dirige il match Maresca, assistenti Liberti e Prenna, quarto ufficiale Miele, al VAR Aureliano. Un successo sarebbe quanto mai importante per tenere la Roma a debita distanza. Ultima uscita in bianconero per Paolo Dybala, che a fine stagione si separerà dalla Juventus. Futuro ancora incerto invece per Federico Bernardeschi. Anche l'ex viola potrebbe infatti lasciare Torino. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, la Juventus non avrebbe intenzione di proporre un nuovo contratto al numero 20 bianconero. Ma il club rischia di perdere a fine anno anche il pilastro della difesa Giorgio Chiellini. Il capitano, protagonista indiscusso dell'ultimo decennio e amatissimo dai tifosi, sarebbe attratto dalla MLS americana. Capitolo Superlega, nuovo colpo di scena. I tribunali di Madrid, che un anno fa aveva imposto alla UEFA di fermare il procedimento contro Juventus, Barcellona e Real Madrid, ha accolto il ricorso della Confederazione Europea guidata da Seferin, aprendo di fatto la possibilità di sanzionare i 3 club. Le parti dovranno trovarsi così in un'udienza preliminare il prossimo 14 giugno. Juve, Barcellona e Real Madrid hanno già annunciato che faranno un ulteriore ricorso, ma questo procedimento riapre il processo di indagine della UEFA che potrà portare a nuove sanzioni. In passato la UEFA aveva deciso sanzioni per 100 milioni di euro e l'esclusione dalle coppe per 1 o 2 anni, procedimenti sospesi con il primo atto del Tribunale di Madrid. In casa Granata ora, dove da 100 giorni non ci sono vittorie in casa per il Torino, che il 10 gennaio sconfisse per ultimo 4-0 la Fiorentina. Ma da allora solo pareggio sconfitte tra le mura amiche. Alessandro Costa ci spiega perché domani il Torino, che sarà falcidiato però dalle assenze, ha bisogno anche dei tifosi allo stadio. Il Totono in campo dunque domani contro lo Spezia, qui allo Stadio Olimpico Grande Torino, e bisogna capire se i tifosi risponderanno agli appelli continui di Juric
di venire allo stadio, uno stadio che hanno dovuto disertare in parte per ovviamente l'eliminazione del Covid di quest'anno. In realtà nemmeno quest'anno c'è stata ovviamente la campagna abbonamenti, perché non si sapeva quante partite si potevano giocare con il pubblico e in che percentuali, però con lo stadio al 100% dopo il pienone però garantito più dai tifosi del Milan nella sfida contro i rossoneri, stavolta servono i tifosi granata. Dalla Spezia ovviamente arriveranno in tanti, ma non in tantissimi, quindi saranno i tifosi granata a dover non riempire, perché è impossibile vedere il pienone, ma dare un segnale, anche se ovviamente sabato è il primo giorno di un ponte primaverile, sebbene il tempo domani è previsto pessimo, non solo piovoso ma davvero pessimo, una pioggia abbondante che potrebbe condizionare il match e anche l'affluenza allo stadio. Però c'è anche da aspettarsi un ritorno alla vittoria del Torino, una vittoria che nelle ultime 10 partite è giunta soltanto a Salerno, è stata sfiata con la Lazio, il Torino ha subito il pareggio nel Coupe, è stata sfiata con l'Inter, stesso destino. E stavolta c'è bisogno ovviamente dei tre punti, anche perché inizia un ciclo un po' complicato. Dopo lo Spezia ci sarà mercoledì sera l'Atalanta Bergamo nel Coupe, della partita che dovrà giocarsi il 6 gennaio. Poi il Toro andrà ad Empoli prima di celebrazione Superga, e l'8 maggio qui ci sarà il Napoli nella terz'ultima gara di campionato. Insomma, bisogna definitivamente fare pace fra i tifosi e il Toro andando allo stadio e vedendo una vittoria. Vediamo se io ci riuscirà a portare il Toro a questa vittoria. Lo Spezia, una squadra che va ovviamente cercando di chiudersi, quindi non c'erano tanti spazi, ma il Torino in casa sempre, molto spesso, dominato le avversarie, anche quelle di Blasone, non sempre ha vinto, ma è sempre stato grande protagonista qui allo Stadio Olimpico Grande Torino, e siamo convinti lo sia anche domani contro lo Spezia. Si conclude questa parte del TG, ora il meteo, poi il nostro ospite Matteo D'Ambrosio, direttore della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, naturalmente per parlare del significato del 25 aprile e della festa della Liberazione. Poi torna la nostra rubrica Passione Verde, si parla di tulipani, dunque tutti i motivi per restare con noi. A tra poco. Benvenuti nella parte dedicata all'approfondimento del nostro telegiornale, e oggi con noi come ospite c'è Matteo D'Ambrosio del Polo del Novecento. Benvenuto e grazie di essere qui con Buongiorno, noi. Buongiorno, grazie a voi. Ogni tanto vi coinvolgiamo, cioè in realtà frequentemente ma con grande piacere, un po' perché siamo convinti che insomma bisogna, per guardare al futuro e per guardare l'attualità, come facciamo noi inevitabilmente nel telegiornale, dobbiamo guardare anche alla storia antica in alcuni casi, ma sicuramente forse ancora di più alla storia del Novecento, che determina gran parte delle notizie che a livello nazionale e forse anche a livello locale diamo anche oggi, quindi benvenuto davvero. E poi qui perché adesso siamo nei giorni in cui si celebra il 25 aprile. Il Polo del Novecento ha un ricco calendario di iniziative dedicate in modo particolare agli adulti naturalmente, ma anche ai giovani, ai bambini, ai ragazzi. Questo perché effettivamente immagino ci sia un po' sempre il rischio di dire che queste celebrazioni restino un po' sulla carta o un po' troppo in mano alle autorità, che vanno magari a dire il loro classico discorso tagliano i nastri, ma insomma poi possa essere poco sentito dalle generazioni più giovani. Quindi questo credo sia un po' l'idea, però Matteo D'Ambrosio appunto tocca lei insomma questo ricco programma che vi aspetta o ci aspetta al Polo del Novecento. Sì, intanto è vero, le iniziative del Polo sono rivolte alla cittadinanza intera, ma uno degli obiettivi del Polo è quello proprio di parlare con le giovani generazioni. Allora, anche quest'anno, grazie alla fiducia che il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte ci ha accordato e ha sostenuto l'intera programmazione del Polo nell'ambito della Festa della Liberazione, che è già partita in realtà da qualche giorno, abbiamo già cominciato a lavorare con le scuole. Già da giorni le scuole stanno visitando il Museo Diffuso della Resistenza e l'allestimento permanente nello specifico con le guide del museo, ma l'Istituto Storico della Resistenza sta lavorando con i ragazzi del Collegio Carlo Alberto di Via Bligny, e una prima restituzione sarà proprio il 28 aprile con la messa in scena di uno spettacolo realizzato attraverso il lavoro con le classi. Però partiamo anche da prima dei ragazzi delle scuole superiori. Partiamo dai bambini, il sabato questo alle ore 16 abbiamo Bombetta Book, un personaggio che anima
attraverso la promozione della lettura i pomeriggi dei bambini e delle famiglie, quindi vi aspettiamo, ci sono ancora posti alle ore 16 al Polo del Novecento con Bombetta Book. Partiamo da subito a parlare di questi temi, perché non sono temi solo da collegare al passato, ma sono temi e valori, come ci dice la mission del Polo, valori di cittadinanza e democrazia che nascono da quei giorni della liberazione e della resistenza, ma che ancora oggi fanno parte della nostra quotidianità, per fortuna. Ecco, infatti io qui ho davanti l'elenco delle iniziative citate, alcune sono davvero tantissime, gli spettacoli come bambini, come dicevamo, che poi sono veri momenti di incontro e di formazione per i bambini, fino ad arrivare ai percorsi, anche percorsi a piedi, no? Organizzati anche dal Museo Diffuso della Resistenza, per andare nei luoghi. Oltretutto Torino ha tantissimi luoghi da visitare, proprio intendo la città, ecco, molto spesso in altre province magari si deve andare un po' più in zone rurali o montuose per andare nei luoghi della resistenza. Torino è al centro, ha un sacco di luoghi della resistenza. Sì, se ne occupa nello specifico proprio il Museo Diffuso della Resistenza, che in quanto diffuso gestisce e coordina le attività legate al tema proprio nei luoghi dove sono stati oggetto, luogo di episodi legati alla resistenza. Ricordo che ci sono le lapidi in tutta la città che ricordano i partigiani che sono stati uccisi nei giorni della liberazione. Ci sono anche al cortile del Polo, questa è un'iniziativa sempre a cura del museo, che è un fiore per le lapidi. Chiunque porterà in questi giorni dei fiori nelle lapidi al Polo del Novecento riceverà un biglietto gratuito per entrare a visitare l'installazione permanente del Museo Diffuso. Certamente il 25 aprile, lei ha citato gli spettacoli, ci sarà un concerto nel pomeriggio curato da Unione Culturale Antonicelli, dedicato a una rivisitazione delle canzoni della resistenza in chiave rock, Achtung Banditen. Spettacoli teatrali già a partire dal 24, con uno spettacolo sulla resistenza non armata a cura della Fondazione Don Accattin, uno spettacolo su Antonio Gramsci, vittima del fascismo che non ha potuto vedere la liberazione il 27 aprile, presentazione di libri. Oggi abbiamo la presentazione del libro La liberazione di Torino di Gigi Padovani, con la presenza del sindaco di Torino Lo Russo. Ecco, prego, scusi. Mi stavo appunto chiedendo quali sia il pubblico cui si rivolgono. Si è detto, no? I giovani, i bambini magari sono accompagnati dalle famiglie o dalle scuole, penso, o comunque da dei gruppi. Ecco, ma invece gli adulti che frequentano queste iniziative sono adulti appassionati di storia, sono adulti con un grande senso civico? Non lo so, chiedo a lei. Ci auguriamo che non ci siano solo gli appassionati di storia, e benvengano chiaramente. Siamo sempre lieti, certo, di accogliere chi è mosso da senso civico, ma speriamo anche attraverso anche attività che utilizzano linguaggi differenti di sensibilizzare ai temi cittadini e cittadine che forse non sapevano che. Lo facciamo per esempio con un'installazione di realtà aumentata presso la Sala 900, si chiama Odio gli Indifferenti, in collaborazione con TPE, Teatro Piemonte Europa, e per tutta la giornata del 25 aprile sarà possibile partecipare a questa esperienza, basterà prenotarsi. Ricordo che per il problema, il tema dell'emergenza sanitaria ancora vigente, e tutte le attività sono sì offerte in modo gratuito, ma è necessaria la prenotazione e il Green Pass e la mascherina. Certo. Arriviamo al significato, ecco, un po', in qualche modo già si capisce l'idea che ha il Polo del Novecento, no? Questa educazione, che è un'educazione continua che vale per tutte le età, no? Gli adulti non sono esclusi alla cittadinanza, anzi forse dovrebbe proseguire davvero a tutte le età. Ma qual è il messaggio che può arrivare dal 25 aprile oggi? Mi piace usare la parola libertà, nel senso che quando spesso parliamo ai bambini, e quindi parlando ai bambini cerchiamo di raggiungere anche gli adulti in questo, certo, per spiegare che cosa significa vivere in un mondo in cui non c'è la democrazia, che è uno dei valori
il valore principale che regge la nostra società, gli raccontiamo non una favola, ma gli facciamo un esempio, quello di immaginare un luogo, un momento in cui non sono d'accordo su qualche cosa, ma non possono dirlo, e se dicono di non essere d'accordo vengono puniti, incarcerati, subiscono pene. Questo è uno dei fil rouge, la possibilità di esprimersi, no? E ovviamente questo, guardandolo all'oggi, il tema della libertà ampliato su quello che succede a pochi passi da noi, è ancora più importante rafforzare il senso di questa parola. Certo, e ultimamente lo vediamo nell'attualità internazionale, spesso viene tirato di mezzo, a volte forse impropriamente anche, no? Il concetto della resistenza, eccetera. Non è facile per chi ha una formazione storica, immagino, e per chi deve raccontare nel modo più corretto ciò che è capitato non troppi anni fa, riuscire, no, a tirarsi fuori da alcune polemiche, immagino. Sì, è vero, non è facile, però il Polo ha una forza straordinaria, che sono i 25 enti che lo compongono, tra cui anche le associazioni di ex combattenti, le AMPI, le AMPIA, le associazioni di ex deportati, ma tante intelligenze che insieme, come dire, rafforzano e riescono anche a dare visioni differenti, interpretazioni differenti di un fenomeno. Questa è la forza del Polo, quindi non c'è una verità in qualche modo, certo, unica, ma cerchiamo quotidianamente, proprio attraverso la forza degli enti e degli archivi che sono all'interno degli enti conservati e che testimoniano il tema, il valore di una fonte documentaria è proprio questo, quello di fare un bene cui fare affidamento per poter appunto diffondere dei valori e delle esperienze. Questo cerchiamo di fare. Ecco, ho citato il tema degli archivi, che io trovo sempre estremamente affascinante, anche se forse di difficile comunicazione. Quando si parla di archivi, ancora di più al telegiornale, dove c'è l'immediatezza, no? E quindi si immaginano queste scartoffie polverose, che è vero, cioè sono scartoffie, a volte sono anche un po' ricoperte di polvere, ma comunque raccontano delle vite. E forse in questo caso, voi, diciamo, anche come Istituto Gramsci, no, l'abbiamo raccontato al nostro telegiornale, avete ricevuto un archivio importante con quello di Ezio Bosso, giusto? E comunque in generale, penso al Polo del Novecento, ci sono conservazioni, decine, centinaia di pezzi di vita, e sono quella vita concreta che viviamo noi oggi, loro l'hanno vissuta qualche anno fa. Sì, hai citato l'archivio di Ezio Bosso, che è l'ultimo degli archivi che è arrivato al Polo ed è il più contemporaneo. Certo. Sicuramente le storie che contengono questi archivi sono, ho visto scorrere le immagini del nostro portale Novecentro, sì, del nostro hub di accesso agli archivi digitali, quindi sì, sono carte, a volte l'immaginario delle carte polverose viene però accantonato quando approdiamo su Novecentro, certo, e lì ci sono le persone che raccontano le loro storie. Abbiamo una sezione che si chiama Storie e Percorsi, abbiamo delle testimonianze. Lo stesso Museo Diffuso della Resistenza nasce multimediale con l'apporto delle testimonianze, delle storie degli uomini e delle donne che hanno costruito il nostro paese, e li trovate nell'installazione multimediale. Quindi l'archivio è ancora una volta fonte di non solo di collegamento con la storia, ma anche di costruzione di futuro. E forse appunto si capisce proprio da questo, no? Quanto sia stata vita vissuta, e che non sono soltanto appunto parole scritte sul libro. Le faccio un'ultima domanda: la regia mi ha dato in onda più volte l'immagine di quella immagine in bianco e nero con, se non sbaglio, dalla Gran Madre, l'ho vista, ecco quella con più in basso, la vedo anch'io, quella, ecco, perfetta questa qua, scusate, ma perché siamo in diretta, ecco, vedendo questa immagine che si vede dalla Gran Madre sullo sfondo, questo credo sia Piazza Vittorio, no? E rivedere quindi questa immagine ambientata in quella che è la nostra quotidianità, immagino che dia un effetto notevole, perlomeno anche per me è un aspetto emotivo, forse da non sottovalutare. Sì, è il tema della memoria dei luoghi, no? È importante anche che chi oggi frequenta Piazza Vittorio, la Gran Madre, per attività più di svago, sappia che quello è stato uno dei primi luoghi in cui, quella è un'immagine di una festa, di un momento di festa collegata al 25 aprile, sappia che quelli sono stati anche luoghi di scontri, ma non solo, è proprio che i luoghi cambiano
fortunatamente anche in positivo il proprio ruolo, la propria funzione, ma sta di nuovo agli archivi, un'immagine come questa lo dimostra, raccontarne i cambiamenti nella storia. Certo. Allora, grazie quindi a Matteo D'Ambrosio del Polo del Novecento, un saluto quindi a tutti i soggetti che compongono il Polo del Novecento. Noi vi abbiamo dato tante informazioni, ma vi invitiamo ad andare sul sito, immagino ci sia raccolto tutto il programma di appuntamenti che, come si è detto, in realtà va avanti addirittura fino al 15 maggio, no? Alcuni, quindi insomma sono davvero molto fitti e questa può essere anche l'occasione per visitare il Polo del Novecento, che è davvero una struttura molto interessante davvero, ma in parte ancora da alcuni sconosciuta, ed è un vero peccato perché ci sono tantissime cose interessanti. Quindi grazie e buon lavoro a Matteo D'Ambrosio e ai suoi colleghi del Polo del Novecento. Grazie a voi. E buon 25 aprile. Buon 25 aprile. Questo è per ora è tutto, allora grazie per averci seguito e ora si continua dopo la sigla con i programmi di GRP.